Le lezioni proseguono con il professor Maggi. Buongiorno. Buongiorno. Ed è subito campo di battaglia. Incominceremo immediatamente la lezione di italiano, ma prima avevo piacere di consegnarvi i temi che ho corretto. Partirò, come sempre, dal voto più basso. Signorina Marilu Fazzini, 4,5. Venga, signorina, forza. Per me ci rinuncio, sa. Signorina, venga. C'è ancora molto lavoro da fare, signorina. Signor Cobelli, anche per lei 4,5. Basta, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Signorina Fazzini, cosa ha da dire? Sembra che vengo sottovalutata, cioè. Sottovalutata? Venga qui e spiegalo anche a lei. Non la voglio sapere. Venga, non sono abituato a essere contraddetto, per cui adesso spiego le mie ragioni. Venga. La sfida delle gemelle con il collegio continua. Vorrei che tu sia qui. Ho sbagliato. Certo che ha sbagliato. Vorrei che tu fossi qui. Devo andare avanti? Ma bensì, no, non si usano insieme. Torni qui, non le ho detto di andare al posto. E tu vuoi andare avanti, detto no. Non risponda, signorina. Questa settimana io sarò inflessibile. Chiunque mi farà arrabbiare rischia la gita. Quindi faccia molta attenzione, signorina Marilu. Stia in silenzio. I professori mi sottovalutano. In 4,5 mi ha demoralizzato. E non è che non me ne meritavo, però c'è almeno 5,5. Signor Tosi, 6,5. Signorina De Bortoli, 7. Signorina Carbotti, sono rimasto colpito dal suo lavoro. Signorina Marilu Fazzini, stia seduta. Ma se non si sente bene, può uscire fuori? Signorina, se esce, le conseguenze saranno molto gravi. Mamma. Non provi a uscire dalla classe! Stia seduta! Oh. Ma se non si sente bene, ehi! Ehi! Ma che stiamo scherzando? Ma se non si sente bene... Stia zitta! Signorina Cora Fazzini! Ma io non lo so come ragiono. Questi sono capricci, signorine. Si mette a piangere e comincia a dire... Io merito di più? Non ha mai detto che merita di più. Signorina Cora, lei stia zitta! Sto parlando con sua sorella. Cora incide molto su Marilu e tante volte la prevale, tante volte gli toglie le parole di bocca. Tu non si sente bene, si sta sforzando a parlare, non lo so io. Ho già detto che lei non deve parlare. Ma mia sorella fino a prova contraria. Lasci che sua sorella pensi da sola, perché ne è perfettamente capace. Posso uscire? No! Sembra che le gemelle Fazzini siano le prime candidate a non andare in gita.